Parliamo di complotti lunari, anche perché è un modo molto interessante, molto efficace, a mio parere, per andare a vedere quali sono i passaggi fondamentali per fare un fact-checking decente. Quindi prendiamo come esempio il negazionismo degli allunaggi, in questo caso, in particolar modo della Apollo 11, della missione Apollo 11, la prima a portare delle persone sulla Luna. E questo ci serve come paradigma, cioè qualsiasi articolo sospetto, qualsiasi articolo anche non sospetto, insomma, si può analizzare come faremo in questo video. Quindi partiamo innanzitutto nel vedere la storia, se è credibile, se è possibile che sia campata in aria oppure no. Poi andiamo a vedere quali sono le obiezioni di quelli che negano che siano venuti gli allunaggi, e poi andiamo a vedere anche quali sono invece le prove a favore degli allunaggi, cioè quali sono effettivamente i dati che li dimostrano. In questo modo poi facciamo un bilancio finale. Per i nuovi iscritti, io sono Giovanni Pili, sono un giornalista scientifico, lavoro per Open e collaboro soprattutto per la rubrica, per la sezione per il progetto di fact-checking di Open. Potete seguire il mio lavoro su Instagram, su Twitter. I duri e puri possono iscriversi su Telegram, lì trovate una newsletter praticamente dove venite aggiornati maggiormente su quelli che sono gli articoli che vado a pubblicare. E niente, chi apprezza questo video mi aiuti a condividerlo, così facciamo capire a Google che merita un po' di visibilità, almeno quanto ce l'hanno certi guru della disinformazione, di cui trovate alcuni esempi nella rubrica dei video di reaction che trovate qui. Adesso non dovrei sbagliarmi più, è da questa parte che vi compaiono i video in descrizione. Cominciamo un pochino a vedere un po' la storia di questi allunaggi, in particolar modo il primo relativo alla missione Apollo 11. Vediamo un po' come è stata fatta, come viene raccontata, e vediamo se effettivamente è possibile falsificare una cosa del genere oppure no. Trovate in descrizione tre link a tre articoli. Uno appunto riguarda in particolare la missione Apollo 11 in occasione dell'anniversario dei 50 anni, 21 luglio 1969, uno relativo al fact-checking delle tesi negazioniste, quindi di varie presunte prove che gli allunaggi siano stati inventati, e poi c'è anche una mia intervista, Paolo Attivissimo, sulle ragioni, sulle prove degli allunaggi. Quindi abbiamo tre protagonisti di questa storia: Neil Armstrong, che sarà il primo a mettere piede sulla Luna, Buzz Aldrin, che praticamente è il secondo, soprannominato tra l'altro Dottor Rendezvous, particolarmente bravo in una manovra di cui parleremo in questo video, fondamentale per poter fare questo genere di missioni, e l'altro è Michael Collins, che è rimasto ad aspettarli in orbita lunare, fondamentale anche il suo lavoro di traghettatore. Si tratta di un traguardo raggiunto relativamente in poco tempo, nell'arco di poco meno di 10 anni. Fate conto che nel 1957 l'Unione Sovietica lanciava, metteva in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik, e gli americani non avevano ancora fatto una mazza, fondamentalmente. Poi 3 anni dopo, già che ci sono, i sovietici mandano nello spazio anche il primo cosmonauta, Yuri Gagarin. Questi successi dell'Unione Sovietica sono rilevanti anche nell'ambito più largo della Guerra Fredda, perché voi capite, il principale nemico, il principale rappresentante dello schieramento avversario, diciamo, poteva mandare gente nello spazio, quindi poteva anche mandare missili magari in orbita, poteva avere un grande controllo. Quindi già un anno dopo lo Sputnik, nel 58, l'allora presidente Eisenhower dà il via a una serie di processi che portano alla creazione dell'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. C'è tutta un'altra storia parallela che riguarda gli scienziati provenienti dall'ex Germania nazista, tra cui qui è fondamentale citare
Wernher von Braun, che è un genio praticamente dei razzi, è quello che ha sviluppato i famigerati V2, per esempio, quelli lanciati contro l'Inghilterra, in particolare contro la città di Londra. Intanto vengono lanciati dei primi satelliti americani, Vanguard, Explorer, e quelli che poi diventeranno i primi astronauti cominciano ad addestrarsi nei voli dei velivoli X-15. Neil Armstrong è uno di questi. Si tratta di velivoli molto potenti, ipersonici, che servono insomma a cominciare ad abituare quei piloti che aspirano a diventare astronauti ad abituarsi un pochino a quel che gli aspetta, diciamo. E si fanno anche delle prime missioni per mandarli questi astronauti nello spazio. Ci sono le missioni Mercury, dal 58 al 63. Relativamente si prosegue con calma, gli astronauti cominciano anche a essere dei personaggi leggendari, diciamo, sono dei veri e propri VIP, però relativamente si procede con calma, cioè gli americani continuano a mangiare la polvere. Finché nel 62 il presidente, il nuovo presidente Kennedy, mette un po' di pepe a tutta la vicenda, diciamo, sorprendendo anche i capi della NASA, perché a un certo punto lui fa questo discorso che viene citato sempre praticamente quando si parla delle missioni Apollo, dove dice: noi entro questo decennio manderemo delle persone sulla Luna. Entro il decennio. Voi immaginatevi i capi della NASA quando vengono a sapere: ok, abbiamo questa direttiva, noi entro 10 anni dobbiamo andare sulla Luna. Ok, fate conto che nel momento in cui Kennedy fa questo discorso, la NASA, coi suoi astronauti, aveva totalizzato qualche decina di minuti nello spazio. Si facevano questi lanci con questa capsula e si facevano delle suborbite al massimo. Quindi si saliva, si scendeva rapidamente e basta, niente di più. E invece loro adesso sanno che in meno di 10 anni devono addirittura portare un uomo sulla Luna, possibilmente farlo prima dei sovietici. Ci vuole un razzo apposito, ovviamente, perché bisogna sconfiggere la gravità terrestre, ci vuole un razzo molto potente e si cominciano a costruire i Saturn V. Si tratta di razzi da 2,8 milioni di chilogrammi. Quindi come funziona questo razzo? Ci sono fondamentalmente tre stadi. Il primo stadio, quindi quello di partenza, deve essere appunto molto potente e doveva consumare qualcosa come 13 tonnellate di kerosene e ossigeno liquido al secondo. Al secondo. In questo modo avrebbero avuto una spinta iniziale per poter raggiungere i primi 70 km, e questa è una cosa che avrebbero visto tutti. A questo punto si liberava questo primo stadio, quindi si liberava anche un bel po' di peso, e si accendeva il motore del secondo stadio. A questo punto si dava una potenza sufficiente per poter creare un'orbita attorno alla Terra, e rimaneva il terzo stadio, e praticamente aveva il modulo lunare. È quello di servizio. Quindi la parte più dura, diciamo, è quella appunto di sconfiggere, diciamo, la gravità terrestre per correre questi primi 70 km, in modo poi da poter raggiungere un'orbita attorno alla Terra. Arrivati a questo punto, il peso si è già ridotto tantissimo e dare quella spinta finale per entrare nell'orbita lunare non è tutta sta impresa impossibile. È vero che a bordo c'era un computer molto minimale, diciamo, probabilmente molto meno di un Commodore 64, ma appunto serviva soltanto per tracciare la rotta, non è che doveva fare delle rappresentazioni in 3D. E qui c'è il momento importante in cui appunto il modulo di servizio si stacca, ruota su se stesso, aggancia il modulo lunare, lo estrae e poi prosegue il viaggio. E lo fa tra l'altro non in direzione puntato verso la Luna, diciamo, ma relativamente in verticale, in modo da poter girare su se stesso per alternare la luce del sole con la parte
di oscurità in modo da non surriscaldarsi. E questa era una modalità che gli astronauti chiamavano girarrosto. Non c'è bisogno di spiegarvi perché. Poi certamente c'era la fase piuttosto critica, difficile, che era quella appunto, una volta arrivati nell'orbita lunare, di scendere sulla Luna. Ma non è che faceva tutto il computer di bordo, spesso e volentieri, anzi, si doveva scollegare il computer di bordo e passare al comando manuale. E non a caso chi pilotava Neil Armstrong si era preparato per diverso tempo. Insomma, c'è anche un filmato dove si vede un fallimento di una esercitazione col modulo lunare a terra, dove lui all'ultimo momento riesce a salvarsi col paracadute, quindi non è che è stata una passeggiata. Però dalle prime missioni Mercury, quelle poi Gemini, dove lo stesso si sperimenta anche quella manovra di cui ho accennato, appunto, di agganciare il modulo lunare, insomma, e di Rendezvous, insomma, raggiungere un altro modulo nello spazio e potersi agganciare, insomma, e questa era una fase importante per poter portare a termine la missione. E poi c'è il viaggio di ritorno, cioè, a questo punto rimane la base del modulo lunare a terra e un'ultima parte si sgancia e si fa il rendezvous di nuovo, ci si riaggancia col modulo di servizio e si torna a casa. Per maggiori approfondimenti rimando al link in descrizione. Una domanda fondamentale: come è possibile truccare una cosa del genere? Perché per arrivare a costruire un Saturn V, un motore così potente, che almeno i primi 70 km li fa praticamente alla luce del sole davanti a delle persone, come si fa a truccarlo? Come possiamo simulare l'attività di migliaia di ingegneri, di esperti, di operai che lavorano a tutto questo? Le comunicazioni radio tra gli astronauti e il comando missione, che possono essere captati anche dal nemico, anche dall'Unione Sovietica, come li trucchiamo? E com'è possibile che l'Unione Sovietica non si lamenti? Dovrebbe essere la prima a essere interessata a sbugiardare una cosa del genere. Quindi noi, già analizzando la storia, cosa comporta e che genere di livello di omertà possa comportare tra gli esperti, tanti esperti che ci hanno lavorato o che avrebbero ragione di smentirla sul momento, com'è possibile che questa cosa sia potuta essere stata presentata senza che nessuno rivelasse che è stato tutto inventato? E com'è stato possibile anche simulare le comunicazioni radio, fregando anche i radioamatori, magari? Quindi già vediamo che logicamente sostenere che tutto questo sia stato inventato lascia un po' il tempo che trova. Però non basta, bisogna anche saper ascoltare le obiezioni. Chi afferma che invece è stato inventato tutto quanto, che genere di prove presenta? Perché affermazioni straordinarie necessitano prove straordinarie. Chi dice che siamo andati sulla Luna ha tonnellate di documentazioni, foto, filmati, audio, ma anche i documenti tecnici sono tantissimi e si corroborano tutti tra loro, no? Chi nega che siamo andati sulla Luna? Quali prove presenta? Analizziamole e vediamo un pochino se si tratta effettivamente di prove o addirittura prove straordinarie. Quindi andiamo un po' in questa seconda fase del fact-checking. Un classico è la bandiera, no? Come mai la bandiera a sventola? Non è che la bandiera sventola, a questo problema ci avevano pensato, tra l'altro, perché essendo in condizioni di peso ridotto, essendo la gravità un sesto di quella terrestre, non è bello far vedere una bandiera floscia, insomma. Come facciamo? Beh, molto semplicemente, lo si vede anche ingrandendo le foto, si mette un'asta in verticale che tiene la bandiera rigida. Questa è una cosa che ormai i più sanno, insomma, questa è una delle tesi più deboli, diciamo. Come mai le stelle
sono assenti. Si sono scordati di mettere in questo presepe le foto, quelli della NASA, sono un po' distratti. No, è che le cineprese dovevano funzionare sulla superficie lunare che era illuminata a giorno, no? Cioè noi stessi non è che di giorno vediamo le stelle, è un altro tipo di luce, insomma, la luce del sole tende a contrastare quelle delle stelle, e poi c'è anche la superficie lunare che è decisamente riflettente. C'è una foto molto interessante, spesso viene zoomata tantissimo, in modo che si vede soltanto il particolare d'effetto, insomma. Insomma, si vedono queste luci in fila. Ecco, vedete, ci sono dei riflettori, quello era un set. Allora, intanto, quello è un particolare che si vede nel casco di un astronauta, in particolare della missione Apollo 12, quindi la seconda che è andata sulla Luna, ed è il casco dell'astronauta Alan Bean. Si tratta però di abrasioni sul vetro del casco. Molto semplicemente. Si parla anche di ombre anomale, cioè come mai le ombre non sono parallele in certe foto? Beh, vuol dire che ci sono diverse luci, non c'è un'unica luce, ma ce ne sono diverse appunto di riflettori. Ora, su questo ho fatto un video molto interessante anche Paolo Attivissimo, è tutta una questione di prospettiva molto semplicemente, ma anche di regolarità del terreno, per cui l'ombra sembra che non sia parallela semplicemente appunto per questo motivo. E sempre a proposito di ombre e luci anomale, ci sono anche foto dove effettivamente noi vediamo che c'è questo astronauta in mezzo a una zona d'ombra. In particolare qui vediamo una foto di Buzz Aldrin. Però lui è illuminato. Com'è possibile? Beh, c'è una luce di un set allora. E invece ancora no, perché torniamo sempre al discorso del fatto che anche la superficie lunare era riflettente. Fin qui parliamo di argomenti che un qualsiasi fotografo, qualsiasi fototecnico, vi può spiegare senza problemi, senza bisogno nemmeno di essere un ingegnere della NASA. Sono prove straordinarie? No, no, sono dei dettagli stucchevoli che un fotografo vi sa spiegare molto semplicemente. E vabbè, allora che dire delle fasce di Van Allen? Anche questo è un argomento molto abusato, ma se ne teneva conto effettivamente delle fasce di Van Allen. Sono parte della magnetosfera, certamente non fanno benissimo se ci si passa attraverso. Ma la traiettoria studiata per abbandonare l'orbita terrestre e raggiungere la Luna, era appositamente studiata proprio per, evitarle o comunque passare in queste fasce nel minor tempo possibile. È stato calcolato che, gli astronauti comunque sarebbero stati esposti all'equivalente di due radiografie in tema di radiazioni. Ci sono diverse missioni, la 15, la 16 e la 17, le ultime tre, dove noi possiamo vedere quell'ultima parte del modulo lunare di cui ho parlato prima che si stacca dalla base. E com'è possibile? C'era qualcuno che riprendeva. Quelle sono le missioni in cui è stato usato il rover, quindi un mezzo con le ruote, e lì c'era una telecamera che è stata montata e da lì si poteva riprendere la partenza. Poi immaginiamoci lo stesso, anche a livello logico, no? Questi della NASA quanto sono rincoglioniti che non pensano a questi dettagli. Sul fatto che non esistesse la tecnologia sufficiente, qui siamo nel campo delle congetture. E di questo abbiamo già parlato. Insomma, il problema principale era superare questi 70 km con un razzo sufficientemente potente, e per quanto riguarda il computer di bordo, si trattava appunto semplicemente di tracciare la rotta, non doveva fare altro, e spesso e volentieri gli astronauti, e si sono addestrati anche per questo, dovevano abbandonare il computer di bordo e passare al comando manuale. Anche in diverse fasi del viaggio di andata e di ritorno
c'erano delle fasi di correzione di rotta, per esempio. Ma la stessa necessità di poter andare sulla Luna ha portato a delle innovazioni su cui si basano anche varie tecnologie che usiamo tutt'oggi nella vita quotidiana, e su questo rimando al sito della NASA, NASA Spin-Off, dove elenca tutte queste tecnologie. Una cosa molto divertente, a mio parere, è la questione dei sassi contrassegnati, perché in una foto in particolare, in un sasso si vede una lettera stampata e vedete, hanno numerato tutti i sassi in modo da metterli in un certo ordine nel set. Voi vi immaginate, no? Ogni singolo sasso contrassegnato con una lettera o un numero, e questi della NASA che si dimenticano poi di cancellare questi contrassegni in post-produzione. Come si spiega però questa foto? Perché non è che la posso buttare così nell'ironia. Quello però è semplicemente un pelo di qualcuno, non so chi, finito lì durante un'operazione di scansione dell'immagine. Sì, però come hanno fatto le foto? Perché le pellicole non avrebbero potuto resistere a quelle condizioni straordinarie. Pensiamo soltanto ai grandi sbalzi di temperatura. Durante l'Apollo 11 vennero scattate più di 300 foto e queste vennero realizzate con delle apposite Hasselblad. Le pellicole venivano alloggiate in appositi caricatori che erano già utilizzate dall'aeronautica militare in alta quota. Potevano sopportare sbalzi di temperatura tra meno 40 e addirittura i 254 gradi centigradi. Quindi abbiamo visto che grosso modo le argomentazioni di chi nega gli allunaggi spesso e volentieri, se si scava un minimo, si scopre che sono in realtà farlocche, insomma non sono delle prove, si spiegano in un altro modo e non sono sufficienti, anche avendo dei dubbi, insomma per qualsiasi cosa c'è sempre un anello mancante, no? Un qualcosa che non riesci a spiegare, un qualcosa che magari non ti risulta sufficientemente documentato. Per le missioni Apollo è piuttosto difficile perché la documentazione è piuttosto vasta, però appunto non bastano a negare tutta la valanga di prove che abbiamo. Però vediamole un pochino, cioè quali sono le ragioni per cui siamo sicuri che ci siamo andati, no? Pensiamo a un fenomeno che non aveva pensato nemmeno Stanley Kubrick, no? Perché dicono che Stanley Kubrick sia stato il regista degli allunaggi. C'è questo fenomeno che non aveva pensato nessuno, ce ne siamo accorti solo quando siamo andati sulla Luna, che è quello della polvere parabolica, che se si guardano i filmati la polvere si comporta sulla Luna in modo piuttosto strano, non forma dei nuvoloni per esempio, ma fa appunto delle parabole, e questo dipende dal fatto che non c'è una pressione atmosferica e la gravità è un sesto di quella terrestre. Quindi avrebbero dovuto fare tutto questo in condizioni piuttosto difficili da riprodurre in un set. E questo set doveva essere enorme. Ci sono filmati dove per esempio vediamo una formazione rocciosa che sembra piuttosto vicina e non grande, insomma, non molto grande. Poi però gli astronauti si avvicinano sempre di più a questa formazione e scopriamo che invece è enorme. Questo perché in questo ipotetico set, che doveva essere di grandissime dimensioni, sono riusciti anche a creare effettivamente il vuoto, perché non c'è nemmeno l'occlusione atmosferica, che è quella cosa che ci permette di intuire che delle formazioni rocciose, per esempio, sono delle montagne piuttosto grandi ma lontane rispetto a noi. Questo, in assenza dell'occlusione atmosferica, crea delle illusioni ottiche come quella che si vede in filmati, come quello che penso stiate guardando se sono riuscito a montarla. E questo è abbastanza difficile, no, da realizzare in un set. E poi c'è il fatto che durante tutte queste missioni Apollo sono stati creati almeno 12 razzi giganteschi e molti di questi sono partiti davanti a tanta gente
di fronte all'attenzione dei media e tutto il resto che ho già accennato, le comunicazioni radio, anche gli stessi ritardi o la posizione degli astri o della Terra che si vede all'orizzonte dietro agli astronauti. Voi potete anche calcolare che a tale data, a tale orario, la Terra doveva apparire proprio in quel modo là. E poi ci sono missioni più recenti, come quelle della sonda giapponese Kaguya, o Kaguya, non so come si pronuncia, che ha fatto una scansione della Luna e da questa scansione voi potete ricavare anche delle riproduzioni 3D della superficie lunare, e si è fatto un confronto tra quel che si vede nelle foto degli allunaggi e la riproduzione, e c'è una corrispondenza incredibile. E poi si deve tener conto della incredibile omertà di tutte le persone che ci hanno lavorato su queste missioni, eccetera. Poi il fatto che ci siano dei campioni presi dalla superficie e che effettivamente, analizzati da un geologo, risultano essere lunari, o il fatto che sia stato posizionato anche un riflettore che permette, insomma, se si punta un raggio laser, ovviamente non noi da terra, sarebbe troppo debole, ma insomma, se un osservatorio punta un raggio laser, questo gli torna indietro. Queste cose sono relative, effettivamente potevano essere state fatte anche senza coinvolgere delle persone. Una sonda preleva un campione, torna a terra o piazza un riflettore. Però tutto il resto è effettivamente piuttosto difficile da inventare. Poi, logicamente, questo lo sappiamo, se uno vuole credere che è stato inventato tutto quanto, lo può fare e non c'è verso di fargli cambiare idea. Tra l'altro, sarebbe interessante chiudere in una stanza vari rappresentanti delle tesi di complotto sugli allunaggi, perché sono piuttosto contraddittorie queste tesi. C'è chi dice che ci siamo inventati solo il primo allunaggio e le altre missioni sono vere. Chi dice invece no, sono tutte false. C'è chi dice no, sono tutte vere, ma le foto non potevano essere realizzate, quelli della NASA erano un po' rincoglioniti e hanno dovuto poi rifarle tutte in post-produzione. C'è chi alla fine sostiene ci siamo andati, le foto sono vere, non siamo più tornati sulla Luna perché abbiamo trovato gli alieni e le prove del fatto che ci fossero gli alieni ci sarebbero nelle foto. Che vi devo dire? C'è anche questo genere di tesi. Sono tutte tesi che si contraddicono tra loro, non c'è mai una posizione unitaria. Il fatto che siamo andati sulla Luna è sostenuto da una mole di prove piuttosto robuste e oserei dire impossibili da falsificare, specialmente nel 69. Tutta questa storia, così com'è, mi sembra anche piuttosto fumettosa. Veramente sembra uno di quel genere di complotti che si leggono nei fumetti di fantascienza. Comunque, questo era tutto per quanto riguarda gli strumenti del fact-checking. Ne ho accennato già nei primi due video che potete recuperare dalla playlist. Nella playlist trovate anche tre vecchi video dove parlo dell'origine delle tesi di complotto per una iniziativa di Rick Duffer, i saperi forti, che lo stesso vi potete recuperare se ancora non li avevate visti, perché lì vi faccio vedere un pochino come in passato nascevano le tesi di complotto contro varie organizzazioni, illuminati, massoneria, gesuiti, ebrei e quant'altro. Se avete apprezzato questo video, avete resistito fino a qui, potete aiutarmi a renderlo visibile condividendolo nei vostri spazi. Per seguire la mia attività mi trovate su Instagram, su Twitter, e i duri e puri possono iscriversi sul mio Telegram, trovate tutti i link in descrizione. Noi ci rivediamo la prossima settimana, giovedì, per parlare di 11 settembre. Se avete trovato interessante questo video mettete un like per tenervi aggiornati, iscrivetevi al canale e mi raccomando, piantatela di condividere cazzate.